Quella mattina? Beh, quella mattina era una delle tante mattinate, molto standard. Sveglia, faccio colazione, mi lavo e poi vado in live su Twitch come accade dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino. E tra l'altro è stata una buona live, c'erano delle notizie piuttosto interessanti in ambito economico. Finisce la live e ho questa idea, di cui poi me ne sono pentito, di andare su Twitter. E come al solito trovo gente che si lamenta di qualsiasi cosa. Ma un tweet mi colpì particolarmente, cioè di una persona che ha ripostato un video di Barbero. Insomma, l'avete visto, vero? Fu sconvolgente. Vabbè, sulla conclusione, e cioè alla larga dagli economisti, sarà la prima cosa su cui ci troviamo d'accordo. Parliamo male degli economisti. È fin troppo facile del resto, perché se gli economisti conoscessero davvero la loro materia, l'economia non sarebbe nello stato in cui è, evidentemente. Ma ecco. Beh, sì, certo, non è la prima uscita di Barbero e forse un po' ci siamo anche abituati, però insomma, questa volta ha colpito così in maniera diretta gli economisti e il mondo dell'economia e mi ha lasciato abbastanza perplesso e mi ha un po' traumatizzato ed è anche per questo se sono qui da lei. Insomma, io reputo gli economisti delle vere e proprie rockstar per il lavoro che fanno e per la complessità che devono gestire nella loro ricerca e avere un affronto così, insomma, abbastanza anche spavaldo. Mi ha colpito molto, devo essere sincero. Sì, ha ragione. Forse non dovrei prendermela più di tanto. Insomma, è solo una delle tante opinioni di una persona qualunque, anche se è Barbero. Però ecco, diciamo che secondo me questa cosa è una cosa molto sentita nella popolazione. Sì, è vero, ha ragione. Ancora ci devo lavorare su questo aspetto, cioè dare meno peso alle opinioni della gente, soprattutto se è poco informata. Però ecco, secondo me questo tipo di opinione è molto diffusa, lo leggo anche nei commenti sotto YouTube, oppure basti citare l'episodio della regina Elisabetta che dopo la crisi del 2008 chiese agli economisti della London School of Economics come non avevano potuto vedere l'incombenza della crisi finanziaria che è avvenuta proprio nel 2008. E quindi secondo me tutta questa idea degli economisti che non ci azzeccano mai, che non ci capiscono nulla della loro materia, è abbastanza diffusa e quindi io non, veramente non ci sto più nel cervello. Lei mi deve aiutare. Lei mi deve aiutare. Oh, buonasera, buonasera. Grazie per tenermi ancora in cura. Forse settimana scorsa mi sono un po' scaldato riguardo l'argomento di Barbero, però mi ha detto di non pensarci, di andare avanti, eccetera, eccetera. Però no, non ce l'ho fatta. Mi dispiace, non ce l'ho fatta. Ora spero che lei non mi dia del pazzo, però io ho portato dei libri, e ora le spiego. Per quale motivo l'opinione di Barbero e anche della regina Elisabetta non è tanto fondata? Se mi lascia 5 minuti, tanto la pago io, non è importante quello che facciamo. Se a me sta bene anche a lei. Ecco, mi lasci 5 minuti per spiegarle perché questa opinione è fondamentalmente sbagliata. Innanzitutto, secondo me c'è un'idea sbagliata del lavoro dell'economista. Diciamolo una volta per tutte, e forse c'è anche per lei, psicologo, un po' di tabù o luoghi comuni che probabilmente non sono corretti, però ecco, uno dei tanti luoghi comuni sull'economista è che si pensa sia un preveggente, un mago, una persona che riesce a prevedere il futuro, e questo ovviamente non è una possibilità degli economisti. Quindi, ad esempio, l'uscita della regina Elisabetta, che le dicevo settimana scorsa, riguardo come avete fatto a non vedere l'arrivo della crisi finanziaria? È una frase completamente senza senso. Insomma, se gli economisti avessero saputo che stava arrivando una crisi finanziaria e non vuoi che si sarebbe fatto qualcosa? Ovviamente non è in potere degli economisti fare tutto ciò. Ecco, quindi già una cosa direi di smentirle, cioè la preveggenza non è una materia degli economisti. Ma torniamo su Barbero, lo so, sto un po' divagando. Il punto di Barbero è che diceva, insomma, se gli economisti capissero qualcosa di economia, l'economia sarebbe molto più florida, magari non ci sarebbero disuguaglianze, povertà, eccetera, eccetera. Che è un'opinione un po' folle, insomma. Mi guardi, è come dire, insomma, se gli psicologi facessero bene il loro lavoro non ci sarebbero più matti. Insomma, mi lascia un po' perplesso, ecco. Ma oltre a ciò, è estremamente complesso il lavoro dell'economista, fatto, deve studiare una realtà in continuo mutamento, con n.000 fattori che deve distinguere, separare, discernere, categorizzare. Insomma, è veramente un lavoro enorme. Per questo settimana scorsa le dicevo che io le considero veramente delle rockstar, perché il lavoro è veramente complesso e nonostante questo lavoro sia
molto complessa e molto difficile da sciogliere. Beh, dei traguardi in campo economico ce ne sono stati tantissimi, ne sono raggiunti tanti. Ad esempio, non so se ha visto il video sulla crisi del 29, ha seguito, insomma, ecco, gli spiegavo i progressi dell'economia effettivamente, ma di nuovo anche qui forse sto divagando. E sa cosa risponderei alla provocazione di Barbero? Con un'altra provocazione. Ci provasse lui! Che ci provasse lui a studiare, a capire il comportamento di 7 miliardi di persone che interagiscono in maniera costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che il più delle volte si comportano in maniera stupida, perché sì, è questa la verità, noi siamo delle fottute scimmie che siamo appena scesi dagli alberi. E allora che ci provasse lui, visto che ha capito tutto, eh? Ho portato dei libri da prestargli, perché lo so, magari lei pensa, vabbè, ma questo è uno youtuber, non capirà nulla di economia, ma se lei legge questi libri che le ho portato, di nuovo, spero non mi prenda per pazzo, lei capirà che l'opinione di Barbero non è così vera. Infatti il mondo è molto più complesso, non ci sono solo gli economisti che studiano l'economia, ma ci sono anche i politici che dovrebbero applicare gli studi degli economisti. E ad esempio un libro molto che le do è questo qui, Nessun pasto è gratis, che spiega proprio come molto spesso gli economisti dicono A e i politici dicono B, ed è molto interessante ed è un motivo per cui ci sono tante difficoltà, e ad esempio molto spesso in Italia, per cui l'economia fa così cagare. Questo libro lo consiglio, glielo do, glielo lascio qui sulla scrivania. Un altro libro, magari Barbero diceva se gli economisti sapessero ciò che fanno, magari non ci sarebbe povertà, disuguaglianza, eccetera, eccetera. Ecco, gli economisti in realtà studiano anche la povertà, e un libro in merito può essere questo. L'economia dei poveri di Duflo, che è un premio Nobel. Molto interessante, spiega di quante difficoltà ci siano in realtà nel combattere la povertà, di quanto gli economisti si stiano impegnando per trovare nuovi modi di combattere la povertà. Molto interessante, glielo lascio, mi raccomando, lo legga, perché come vede è una cosa a cui tengo molto. Ma di nuovo, ritorniamo ad esempio sul lavoro degli economisti, no? Cosa fanno? Insomma, molti pensano che il lavoro degli economisti sia rimasto al 1700 o al 1800, dove appunto gli economisti si mettevano lì a fare delle congetture, delle ideologie, dei modellini molto basici, e da lì cercavano di formulare qualche teoria economica. In realtà il lavoro degli economisti si è evoluto molto da 300 anni fa a questa parte, e un libro nel merito potrebbe essere interessante leggerlo. Questo qui, Evidence Based Policy. È molto interessante perché spiega appunto le nuove metodologie di studio dell'economia da parte degli economisti. È molto interessante, io glielo porgo, insomma, e anche e soprattutto questo libro è basato sull'Italia, quindi chi meglio di questo libro può spiegare cos'è che non va? E ve lo spiegano degli economisti, insomma. Quindi ecco, ma di nuovo, il mondo è molto più complicato e non bastano solo gli economisti e i suoi studi per migliorarlo. E ad esempio un altro libro è questo. Sì, qui ho preso la versione warehouse, quindi non c'è la copertina, però Ci prendono per fessi è un libro dove spiega dove le persone molto spesso cadono in inganni, truffe o pregiudizi o ancora degli inganni mentali, e ovviamente gli economisti non possono prevedere tutto ciò. C'è anche un capitolo sulla crisi del 2008 che spiega queste cose. Quindi di nuovo, io non conto nulla, io ti lascio, le lascio questo libro, lo approfondisce e poi mi viene a dire, facciamo un'altra lezione, adesso io lo sto facendo a lei, lo so, è un po' strano però, mi viene a dire se effettivamente ha ragione Barbero o meno riguardo questo campo. Mario, per ultimo, ancora ritornando alla crisi del 2008, ritornando alle truffe, agli inganni e al ruolo degli economisti, posso consigliare un ultimo libro che si chiama Manias, Panics and Crashes, è in inglese, spero lei sappia l'inglese, però è molto interessante, anche qui spiega quanto in realtà il mondo è molto più complicato di così, e nonostante lo sforzo degli economisti che hanno sviluppato, migliorato il campo di studi in cui ci sono, beh, ancora per rendere il mondo florido e bello come nei sogni dei comunisti, ci vuole un po'. Lo so, di nuovo, le ho rubato questi 10 minuti di questa nostra seduta, lo so, i miei problemi sono tanti, psicologici, però ecco, magari se anche lei riesce a comprendere la mia posizione, magari riesco anche io ad andare oltre questa storia, non so lei cosa ne pensa, ecco, però
Non lo so, io sto impazzendo. Tutta questa idea contro gli economisti, non se lo meritano, per favore, no, vi prego.